Si ripete questa bella iniziativa già sperimentata a Natale, significa tanto, no? questo momento. Ma noi ci auguriamo di sì, lo facciamo proprio perché abbiamo avuto dei buoni riscontri per questa iniziativa. In pratica è come cercare di portare un augurio concreto alle famiglie che sono in difficoltà, aiutando contemporaneamente le attività di ristoro e di ristorazione, insomma, con qualcosa di concreto. Lo facciamo davvero col cuore, nella speranza che sia anche un segnale, dicendolo alla Dante, che riusciamo a rivedere le stelle. Quanti sono i ristoranti coinvolti e quanti pasti verranno fatti? Allora, in questa tornata abbiamo 215 pasti e 5 ristoranti di Cuneo coinvolti. La cosa molto bella di questa iniziativa è che dopo Natale, quando grazie a voi giornalisti avete pubblicato e avete parlato di questa iniziativa, ci sono stati dei privati che mi hanno telefonato complimentandosi per l'iniziativa e addirittura qualcuno privato in questa tornata ha messo a disposizione una certa cifra. Come già a Natale abbiamo partecipato volentieri a questa iniziativa, a Pasqua di Solidarietà, per dare un contributo in questo momento così difficile con sempre più persone, ecco, che hanno proprio difficoltà a poter festeggiare come tutti i fortunati che riescono ancora a festeggiare. E quindi il nostro Rotary Club Cuneo Alpi del Mare ha dato un contributo per questa iniziativa che ha organizzato il Club Rotary Cuneo e soprattutto il professor Linguanti, che è stato l'anima di questa iniziativa. Per noi è estremamente importante, perché anche se l'ATL come suoi fini naturalmente ha la promozione del territorio, quindi non ha dei ruoli di service, però in realtà noi collaboriamo molto sia soprattutto con il Rotary Club Cuneo 1925 e tutte le iniziative che poi partono da lui e dal Rotary Club Alpi del Mare e coinvolgono anche le altre club di service. Quindi noi abbiamo pensato che sarebbe stato giusto da parte nostra dare almeno un supporto logistico e quindi creare proprio questa occasione di oggi con voi giornalisti, in modo che sapeste quello che stava avvenendo e quello che stava succedendo anche per la Pasqua, come era successo già a Natale. Purtroppo stiamo vivendo un momento estremamente difficile e ritengo che sia molto importante dedicarsi anche, diciamo, per quello che uno può alle necessità degli altri, soprattutto quando sono impellenti come quelli di poter offrire un pasto o addirittura più pasti, viste le porzioni che mandano nelle case i nostri amici ristoratori. E poi soprattutto era anche un modo per dare un incentivo ai ristoratori stessi di poter bene o male comunque avere un tot di pasti da preparare, anche se devo dire c'è stato fatto un prezzo veramente politico e di questo le ringrazio moltissimo.